decreto Minniti Orlando, questa ennesima abominevole legge che vuole colpire e criminalizzare i migranti. Anasdi si sta occupando assieme ad altre tante associazioni, tra cui Progetto Melting Pot Europa, dei ricorsi delle persone accolte a Cone, in quel lager che noi vorremmo che fosse immediatamente chiuso, nel quale vorremmo che quelle persone fossero accolte in modo dignitoso nel territorio veneto. L'Associazione per i suoi giudici sull'immigrazione è nata nel 1990, da allora critica aspramente la gestione continuamente emergenziale del fenomeno migratorio. Facciamo finta di essere sempre in una situazione di emergenza quando ci troviamo di fronte a un fenomeno strutturale che non è governato e non si vuole governare se non producendo e alimentando la percezione di emergenza, producendo allarme sociale. Questa è una politica irresponsabile. Il nostro sistema dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, garantire a tutti i richiedenti la protezione internazionale l'accoglienza nell'ambito del sistema SPRAR, nell'ambito dell'accoglienza allestita presso i comuni, la cosiddetta microaccoglienza. Ebbene, questa microaccoglienza non si vuole, fino a tutt'oggi, nonostante le dichiarazioni del governo, si preferisce invece fare commercio elettorale di queste situazioni e si preferisce lasciare al mero volontariato di pochi comuni l'allestimento di strutture decorose. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto i centri di accoglienza straordinari, i centri di Bari Palese, di Mineo e per stare dalle nostre parti di Cona, di Bagnoli, strutture disumane, mega concentrazioni collocate peraltro fuori dal mondo, fuori dalla realtà. Pensiamo a Cona, un insediamento che ha ospitato più di 1500 persone contemporaneamente, che insiste su un centro abitato di 190 abitanti. È una scelta chiaramente irresponsabile e che, al di là poi dei metodi con cui vengono gestiti e al di là di chi sta attualmente gestendo queste strutture, non consentono un governo minimo decoroso della situazione. Queste strutture sarebbero teoricamente concepite per ospitare semplicemente in transito le persone e le persone invece vengono costrette a starci per 2 anni statisticamente senza nel frattempo ricevere nulla, in condizioni assolutamente degradanti. Mi riferisco per esempio a Cona, la struttura rispetto alla quale abbiamo proposto dei ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, una struttura in cui abbiamo potuto vedere mancanza di riscaldamento con le temperature invernali, mancanza di acqua calda, la gente costretta a mangiare in piedi perché non c'è un tavolo su cui potersi sedere e mangiare, la gente costretta a vivere accatastata con letti a castello e avendo quale unica disponibilità di privacy il materasso assegnato in letti a castello uno attaccato all'altro. Ebbene, queste condizioni noi le abbiamo denunciate come condizioni disumane e degradanti della Corte di Strasburgo, che ha già dato un primo segnale che considero molto rilevante, e cioè quello di disporre delle misure urgenti innanzitutto per trasferire i minori che sono ospitati all'interno di quelle strutture. Minori che non possono per legge essere collocati all'interno di strutture che ospitano gli adulti. E questo nonostante la negazione da parte delle autorità governative che hanno negato la presenza di minori, che poi hanno prodotto radiografie che la stessa Corte di Strasburgo ha ritenuto non affidabili per l'accertamento della minore età. Strutture di questo genere non possono produrre nessuna forma di integrazione, possono produrre soltanto allarme sociale e oltretutto non danno nessuna risorsa agli ospiti. I corsi di italiano sono un mero optional assegnato al volontariato. Programmi di inserimento lavorativo, di tirocinio, di formazione professionale non esistono assolutamente. Le persone sono collocate all'interno di queste strutture perché si attenda il provvedimento, sempre più un provvedimento di rifiuto della protezione internazionale, per poi diventare di nuovo degli irregolari o clandestini, come spesso si dice, per criminalizzare. Ebbene, questo sistema non può funzionare, è un sistema che produce semplicemente clandestinità e allarme sociale. Peraltro, queste persone rimangono in attesa di essere esaminate da una commissione che dovrebbe per legge essere costituita da esperti. Ebbene, esperti già formati in materia di protezione internazionale, quando sappiamo benissimo che questi esperti vengono scelti da funzionari della carriera prefettizia e funzionari di polizia.
la legge non richiede, le direttive europee non richiedono che siano esperti nella tutela degli interessi dello Stato o nel seguire la linea politica del governo. Richiede che siano veri esperti in materia di protezione internazionale, che conoscono la situazione dei paesi di provenienza. Ebbene, a tutt'oggi questa esperienza è tutta da dimostrare, francamente. Dovrebbero essere organismi costituiti da soggetti terzi, non fatti da funzionari che possono ricevere ordini di servizio dal governo. Invece di fare questo, il governo, invece di mettere mano a un sistema di riconoscimento della protezione internazionale che sia effettivo, ha invece messo in campo il cosiddetto decreto Minniti, che taglia tutto con l'accetta, che prevede appunto di tagliare il grado di appello in un paese in cui ci sono 3 gradi di giudizio garantiti anche per una contravvenzione stradale. Quando si deve decidere della pelle della gente, si taglia il grado di appello e fra l'altro si rimette tutto a un ipotetico giudizio presso la Corte di Cassazione. La stessa Associazione Nazionale Magistrati ha lamentato la inutilità, l'assurdità di questa proposta di decreto legge, di questo decreto legge che è già norma e che entrerà in vigore fra 180 giorni. Ebbene, la tutela in giudizio di queste persone che già vengono esaminate, come dire, in serie e molto frettolosamente dalle commissioni, la tutela in giudizio di queste persone dovrebbe essere addirittura rimessa ora ad un esame non del diretto interessato davanti al giudice, ma di una sua videoregistrazione del colloquio presso la commissione, con una partecipazione interessato che è zero e che viola, anche queste sono osservazioni fatte dall'Associazione Nazionale Magistrati, non solo dall'ASI, e che viola il principio del giusto processo stabilito e garantito dall'articolo 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Principio del giusto processo che non può prescindere dal contraddittorio, dalla presenza della persona interessata davanti al giudice, dalla sua possibilità di dire un'ultima parola o dalla possibilità di essere sentita personalmente dal giudice. Tutto questo si fa perché? Perché si dice che sono troppi. Si dice che sono troppi e vogliamo dimenticare che per anni abbiamo avuto i cosiddetti decreti flussi che hanno consentito a centinaia di migliaia di persone di entrare regolarmente nella porta principale con un visto. Allora si dice che sono troppi quando in realtà i dati della nostra demografia ci costringerebbero, se non arrivassero da soli, addirittura ad invitarli gli stranieri per popolare il nostro paese. Ebbene, in questo sistema non si vuole immaginare di aprire dei canali umanitari, che è una proposta che viene da più parti, è una proposta che viene fatta anche dal direttore dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, non è fatta da No Global. Ebbene, questa è una proposta che è stata fatta da oltre 170 organizzazioni umanitarie che hanno scritto un documento ai capi di Stato dei paesi dell'Unione Europea. Canali umanitari, visti d'ingresso per poter ottenere qui in Italia il permesso per motivi umanitari. Tutto questo viene rifiutato e anche una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riaffermato che non c'è un dovere degli Stati di concedere a una persona perseguitata un visto d'ingresso per chiedere asilo nel nostro paese o in un altro paese dell'Unione Europea. Ebbene, questo sistema non può funzionare, questo sistema produce la sedimentazione di persone che sono in condizioni irregolari e che costituiranno inevitabilmente braccia per il caporalato, allarme sociale e voti per gli xenofobi e i razzisti.